Oggi facciamo il capezzale della cameretta di Enzo e naturalmente riciclo e creatività. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi voglio condividere con voi un momento molto importante nella creazione della cameretta di mio figlio. Sì, oggi tocca al capezzale. La cameretta di Enzo, come voi oramai ben sapete, è una cameretta stile navy ed è molto difficile introdurre un elemento decorativo come capezzale che si agganci a questo stile, anche perché il letto di Enzo non è messo con la testata al muro, quindi non posso mettere il classico, tra virgolette, noi siamo cristiani, il classico crocifisso e punto, ma è messo a mo' di divano, quindi devo fare una composizione che stia sopra questo divanetto. Ho pensato quindi ad una composizione simbolica con elementi marinari. Ho pensato a una sorta di rosa dei venti all'interno della quale poi collocare il Cristo. Voi vedrete la composizione fino alla composizione della rosa dei venti, perché mi interessava comunque farvi vedere una composizione che nasceva un po' dal riciclo e dal riuso di alcune cose, e poi io darò la connotazione cristiana in un secondo tempo fuori dal video. Ve la farò vedere la composizione finita, ma in due step, diciamo così. Oggi faremo quindi una bellissima rosa dei venti. Perché ho scelto la rosa dei venti come capezzale? Perché sarà composta da un salvagente che indica proprio la forza salvifica, reggersi a galla nella vita, e sul salvagente con la brush lettering scriverò la frase: ovunque tu vada segui la retta via. Quindi è un messaggio simbolico, perché la rosa dei venti poi avrà un assetto a croce con un nucleo centrale e i punti cardinali che indicano le strade che possiamo prendere durante l'esistenza, e successivamente con questa frase do anche l'idea del giusto che bisogna seguire lungo la vita. Più dettaglierò la croce con dei rimandi rossi che saranno appunto i giunti gommosi del salvagente, perché il rosso è il simbolo proprio della passione di Cristo, quindi la simbologia del colore ritorna anche nella composizione. C'è anche la corda nella composizione che sta ad indicare i legami con le cose terrene, quindi è proprio un mio progetto mentale, quasi un'installazione che voglio condividere con voi. Ovviamente anche se non siete cristiani, questo non importa, potete prendere semplicemente il lato estetico decorativo. Ma adesso basta parlare e andiamo a lavorare. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Buongiorno e benvenuti in questo particolarissimo progetto di Arte per te. Ora vi vado a spiegare cosa ci servirà. Un salvagente. Questo è proprio un salvagente di quelli omologati, quelli delle barche. Potete trovarli facilmente, sapete dove? Nei porti. Molti motoscafi, molti gommoni vengono dismessi ogni anno e le persone si ritrovano migliaia di questi oggetti da vendere o dar via. Poi delle lettere, queste le ho prese in un negozio cinese e sono nel mio caso nord, sud, ovest ed est, quindi NS e EDO, e sono bianchi. Anche una bomboletta di colore rosso, un acrilico bianco, un pennello di poco conto, dei timbrini per sporcare i margini delle letterine, io devo scegliere se farle rosse o blu, ve lo dirò tra un po', dei pennarelli per scrivere una frase sul salvagente e della cima. Cominciamo subito. In primis metto il salvagente così, scusate i rumori di sottofondo ma ho la finestra aperta. Tolgo le fascette gommate. Allora, con una spugnetta di queste tipo gomma magica, pulisco bene il mio salvagente e pulisco ben bene le fascette. Queste fascette però sono arancioni e a me non servono di questo colore, quindi prendo un rosso spray, mettendovi all'aperto, io sono già quasi in terrazza, proprio all'imboccatura della terrazza, do un tono più rosso e lascio asciugare completamente.
Adesso prendiamo le letterine. Come state vedendo, è un progetto molto molto semplice da portare avanti. È giusto l'idea che è un pochino più complessa. Prendo il tamponcino e sporco i bordi. È una cosa semplicissima, ma dovrete essere molto ordinati sia nella pressione che nell'asciugatura. Dovrete fare asciugare completamente le vostre lettere, perché sennò prendendole poi in mano farete un bel pastrocchio. Bene, facciamo asciugare completamente. Ok, andiamo quindi all'assemblaggio, non all'arrembaggio, ma all'assemblaggio. Bene, prendiamo le nostre fascette e facciamo chiudere ben bene una. Ora ne metto una esattamente dall'altra parte e le altre due sugli altri bordi. Per fissare alle pareti i miei punti cardinali prenderò un tape di quelli con cui si attaccano le mensoline, quelli che tengono anche 75 kg in un roll, comunque, quelli che sostituiscono le viti. Questa è della Huhu, l'ho presa alla Lidl. Il momento di far passare la cima. Dice, voi direte, semplice come allacciarsi un paio di scarpe, e insomma la cima è un po' duretta. Adesso creo il cappio attraverso cui appendere il salvagente, quindi tiro, inserisco da retro verso avanti, così e così. E il mio cappietto è pronto. Devo prendere questo da dietro, faccio tre giri, anche due, seconda, quello che vi piace di più, e inserisco questa cima all'interno del nodo. Quindi allento un po' e faccio passare la cima dentro al nodo, okay. E tiro, voilà. E il nostro salvagente così può essere appeso alla parete. Adesso è il momento di scrivere la frasetta, che o scriverò always follow the right way, oppure potrei scrivere always follow the right way scritto qua sotto. Sapete che non lo so? Data la traccia a matita, andiamo a penna. Ok, fatta la scritta con il color brush della Pentel, perché il pennellino mi dà già gli spessori in maniera agevole mentre scrivo, adesso poi con la gomma tolgo le tracce di matita, che come vedete poi alla fine io non seguo mai, ma quello è giusto per darmi quella sicurezza per andare liscia, ripasso tutto con un pennarello permanente. Però prima faccio asciugare perfettamente. Ed ecco la composizione montata a parete. Vedete, adesso vi vedete poco, giù c'è il lettino di Enzo, ancora qui Lego, roba, vabbè. Vabbè, vedete, questa è la composizione montata a parete, una rosa dei venti bussola con la scritta segui sempre la retta via, nord, sud, ovest, est, ecco la... il capezzale simbolico. Io però adesso, e questo è un ornamento a parete per qualunque tipo di parete nevi, basta togliere la frase scritta e scriverne un'altra, lavora come un capitano e gioca come un pirata per esempio, è bellissima, oppure ce ne sono tante che ho visto in giro in questo periodo e su cui ero incerta. Ho, come vedete, cambiato i perfili, non sono più rossi ma sono blu, non ve l'ho fatto vedere ma staccavano meglio col blu, e comunque li ho fatti nella stessa medesima maniera in cui vi ho fatto vedere quelli rossi. Ho cancellato prima tutto quello che avevo fatto con acetone e poi ho rifatto in blu. Adesso metto il Cristo, ve lo faccio vedere anche, questo è del tutto facoltativo, e poi vi lascio alle foto. Ciao a tutti e spero che questo progetto vi piaccia.
pensate, si capisce il senso simbolista e simbolico, perché qua ci sono tutte e due. Del capezzale, vi piace come composizione marina? Avete visto in foto anche come ho inserito poi il Cristo. Il Cristo tra l'altro è un Cristo che è stato regalato ad Enzo dal suo sacerdote, dal sacerdote che l'ha battezzato e che quindi ho voluto fortemente inserire. Ma anche senza il simbolo del Cristo, comunque la composizione sarebbe stata completa lo stesso. Voglio specificare una cosa, ricordiamoci, questo proprio in senso artistico lo voglio specificare, non in senso di cultura cristiana, ma proprio in senso di cultura generale. Voglio specificare che per la cultura cristiana, così come per quasi tutte le culture religiose, quindi qua andiamo oltre, il senso del video è oltre, è proprio una pillola di conoscenza che voglio condividere, tutte le rappresentazioni di Cristo non sono Cristo, non vanno con della Madonna dei Santi o di qualunque altro Dio esista, non vanno quindi confuse con l'essere Dio, non vanno scambiati per un tempio, questi diventerebbero se no degli idoli, qualcosa veramente da contrastare, sono semplicemente delle fonti di catalizzazione del pensiero, cioè tu attraverso quel quadro, attraverso quella composizione, attraverso quella statua, pensi a quella divinità, pensi a quel Dio e concentrandoti sul pensiero di quell'essere superiore, lo preghi e ascendi alla sua presenza. Dipingere un quadro di Dio non significa fare un qualcosa di sacro, dipingere un'icona non significa fare un qualcosa di sacro, sono sempre il luogo del pensiero. Gli oggetti sacri hanno una valenza sacra solamente dopo la santificazione, non prima, quando sono semplicemente degli oggetti che rappresentano qualcosa di sacro, sono solamente degli oggetti che rappresentano, quindi che ci fanno volare con la mente fino a quel essere a cui noi attribuiamo una valenza superiore. Non confondiamo l'oggetto con l'essere e non catalizziamo la nostra fede su un oggetto, ma su ciò che l'oggetto rappresenta. Questo è proprio un concetto fondamentale dell'arte cristiana e un concetto fondamentale della storia della nostra Chiesa. Quindi anche un video easy come questo può donare qualche conoscenza in più. Spero che voi apprezziate tutto questo, fatemelo capire regalandomi un bel pollice in su e condividendo questo video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa e naturalmente Gabriele ed Enzo vi aspettano anche su Poti Toys, vi aspetto anche su Facebook, Pinterest, Twitter e soprattutto vi aspetto su Instagram, venite a trovare Arte per Te su Instagram e troverete Arte per Te in foto, in pratica. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti ed eccoci giunti al sorteggio delle due confezioni di timbri della Bobbanni, questi due. Allora, come vi ho detto nel video, sorteggerò dal più recente al meno recente l'estratto e quello prima dell'estratto saranno i due vincitori. A casaccio metterò un timbro e un altro nelle buste così in posta semplice e li spedirò. Quindi i commenti, come potete vedere, sono 193. Andiamo su random.org e facciamo uno di 193. Vincerà l'estratto e quello prima dell'estratto. 169, vado a vedere chi è e ve lo dico subito. Quindi a questo punto vincono il 169 e il 168. Allora, l'estratta è Ilaria Mazzotta con il commento: ciao Ombretta, anch'io ho scoperto i timbri e con la bichotte, la crepla, ne ho creati di personalizzati, hai fatto benissimo. E prima di lei vince Maria. Grazie per tutti i consigli, le idee e i super video che ci dai. Grazie a voi ragazzi per aver partecipato. Grazie a Maria, grazie a Ilaria, a cui arriveranno questi timbri non appena mi manderanno i loro indirizzi. E ops, scusatemi, siete caduti. E grazie a tutti voi, non taglio, questo lo metto così. E grazie anche a tutti voi per aver partecipato. Non demordete perché presto torneranno nuovi giveaway a settembre. Bisogna avere solo un po' di pazienza e la fortuna busserà di nuovo a casa vostra. Bene, vi mando un grande bacio, buona continuazione di estate. Ciao!